Il tappino d'oro esiste anche in Re di più. Benvenuti in questa puntata, ragazzi. Il tappino d'oro esiste anche in Re di più e oggi vi farò vedere la classifica. Ma prima di parlare di questo argomento molto molto interessante, perché oggi facciamo un sacco di risate, cosa dobbiamo parlare, ragazzi? Dovete parlare sempre di tiri, anzi fare queste identiche cose: iscrivervi al canale YouTube, lasciare un commento, lasciare il like e soprattutto andare subito in consulenza privata direttamente con me o con uno dei nostri trainer, dove vi seguiremo e capiremo come vi possiamo aiutare e cosa possiamo fare immediatamente per mettere in pratica dei risultati subito subito freschi freschi dopo poche settimane, ok? Come succede già con i nostri tantissimi clienti che avete già visto, ok? Come vedete oggi sono carico a pallettone, perché quando faccio queste cose, ragazzi, io mi diverto tantissimo, perché cioè non c'è cosa più bella di premiare e di prendere in giro i nostri clienti. Fa parte del gioco, fa parte del ridere, perché bisogna ridere soprattutto in un momento come oggi, che c'è la gente che soffre di depressione, che è stressata, che si rompe insomma le scatole dopo poco, per non dire altre parolacce. Quindi c'è bisogno di ridere, e per come sono nato e cresciuto io, grazie all'insegnamento dei miei genitori, grazie all'insegnamento dello sport, vi dico che lo sport deve essere divertimento, non è mai una punizione, perché ridere fa bene per la vostra salute, soprattutto per il vostro cuore. Quindi oggi vi faccio fare delle risate, perché prenderò in giro dei miei clienti, perché non hanno ottenuto nessun tipo di risultato, ok? Perfetto. Cosa pensate, che tutte le ciambelle vengono col buco? Non è così, anche in Casera di più succede, e voglio parlare di questi tre primi classificati che si meritano veramente il tappino d'oro, ok? Ma prima di tutto fatevi dire, perché sennò prima di parlare della classifica, fatevi dire anche un po' quello che è il motivo perché hanno smesso di allenarsi o hanno avuto problemi e tutto. Naturalmente ognuno di loro ha delle giustificazioni accettabili, perché succede quello che le succede di imprevisto, quello che comunque li cambia il lavoro, quello che ha avuto un momento un attimo di difficoltà, e però vuoi non vuoi c'è qualcuno che ha smesso, si è un attimo ritirato e non ha ottenuto risultati, oppure è ritornato come prima e quindi ristare incominciato in questo momento qua a riallenarsi. Quindi fatemi un po' prendere il giro, ragazzi, dai, ci sta, ci sta. Anche qualcuno ci ha provato anche a darsi delle giustificazioni anche inesistenti, quindi ci sta un po' di prendere in giro. Quindi fatevi dire che alla terza posizione immediata abbiamo subito qui la nostra bellissima Laura Palermo, che vive a Milano, che, ragazzi, ha cominciato a parlare a mille, poi boom, sparita. E insomma, poi tutte le mille problematiche, le cose, tutta la ragazza che adoro, bravissima, dolce, e tra l'altro abbiamo un ottimo anche rapporto, quindi so perfettamente che quando vedi questo video mi infamerai, e di conseguenza cosa succede? Ti aspetto agli allenamenti, ti ricordo che è un'occasione per dirti: vieni ad allenarti, corri, ok? E detto ciò, ragazzi, capita anche a noi che ci sono delle persone che cominciano e poi hanno delle difficoltà, però la cosa figa è che poi si crea talmente questo gruppo, questa voglia di fare, che poi comunque si riprendono ognuno per le orecchie. Ti ricordi? Ecco, ritorno a porto posto, perché è lì che dobbiamo stare. Anche perché ricordatevi che l'attività fisica non è delegabile, quindi se non la fate voi, chi la fa? Ok? Siete voi, dovete prendere cura di voi stessi, ok? Al secondo posto, ragazzi, qui abbiamo una ragazza, anche lei molto molto simpatica, questa è carica a mille, però boom, partita a mille come tutte le cose, e poi ha calato un po', quindi fatevi prendere un po' in giro questa simpaticissima ragazza. Sto parlando di Settimia Rio Tonto, che è veramente veramente top, perché c'ha questo carisma che parte a mille, perché che poi tanto si perde, però la cosa che sto parlando di quello che è stato il mio lavoro, perché la vita è una grandissima amica, che è una grandissima mamma, quindi sapevo che avresti accettato questo anche scherzo, perché ci sta la grande, prenditi in giro, perché comunque in questo momento qua hai bisogno di, assolutamente, che qualcuno ti tira l'orecchio, e quindi lo faccio pubblicamente. Le freccette, voglio proprio ok, proprio a bomba, perché qui c'è veramente un personaggio incredibile. Tra l'altro ha fatto tantissime razze, che ha perso un casino di chili, ora è 2 mesi che non riesce più a ritrovare il tempo, quindi
ufficialmente ti sto chiamando, ritorna al tuo posto, ritorna con noi, devi allenarti anche perché hai già pagato l'annuale, quindi devi ritornare. Non è che facciamo come le palestre che ti vanno prendendo i soldi di abbonamento e poi spariscono. E di conseguenza cosa succede? Alla prima posizione c'è il mitico Marco Bombelli, ragazzi, mica Babau Micio Micio, Marco Bombelli a bombassa, ok? Quindi Marco, devi ritornare ad allenarti, te lo dico ufficialmente sul canale YouTube, devi correre, devi tornare, basta con queste scuse, ok? Ti veniamo a prendere a Como. Quindi ragazzi, le cose stanno così, i nostri clienti a volte capita che hanno dei problemi, c'è chi si perde e c'è chi invece ha bisogno di essere richiamato e c'è chi invece riesce a avere dei momenti down e recuperare. Quindi questa è l'occasione migliore di farci fare due risate pubblicamente a tutti, perché sono sicuro che avrete tante risate, ok? Perché bisogna ridere, ne abbiamo bisogno e soprattutto abbiamo bisogno di prendersi cura di noi stessi, perché questa pandemia mondiale l'ha insegnato, ha capito? Qui non si tratta della prova costume, queste cavolate qua, ma di prendersi cura della salute, perché bisogna essere sempre performanti, bisogna essere sempre migliori, la vita ci sta richiedendo tanto, quindi se non vi prendete cura di voi stessi non lo farà nessun altro. Quindi io vi aspetto alla prossima puntata, Giovanni Redi, Non Sono Portato a Tene, e vi aspetto soprattutto nella mia consulenza, dove parleremo io e te testa a testa di quelli che sono i tuoi problemi e come possiamo aiutarti, ok? Ci vediamo alla prossima puntata, Giovanni Redi, Non Sono un Personal Trainer.